In questo video introduciamo questa formula senza dimostrarla, la dimostreremo nel prossimo video. Questa formula permette di calcolare lo spazio percorso da un oggetto che si muove di modo rettilineo, uniformemente accelerato o uniformemente frenato. Spazio percorso in un certo tempo delta t. L'oggetto all'istante iniziale, che poniamo sempre uguale a 0, ha una certa velocità v0 che generalmente non è 0, non è nulla. Cioè, in genere ha una velocità che non è nulla. L'oggetto sta, per esempio, accelerando e quindi dopo un certo tempo delta t la sua velocità sarà maggiore di quella che aveva all'inizio, come è disegnato infatti da questa freccia che è più lunga della precedente. Il tempo che è trascorso lo possiamo chiamare anche t, avendo posto t uguale a 0 il tempo iniziale. Si può quindi dimostrare che lo spazio che ha percorso questo oggetto, che sta accelerando con accelerazione costante a, cioè sta aumentando la velocità con un tasso di crescita costante. Ecco, lo spazio percorso in un tempo t si può calcolare v0t più un mezzo a t alla seconda. Il segno meno va messo quando l'oggetto rallenta, cioè decelera. In questo caso la velocità finale sarà minore della velocità iniziale. Vediamo anche che questa formula contiene come caso particolare il moto rettilineo uniforme. Infatti, se l'accelerazione fosse 0, questo termine scomparirebbe e lo spazio percorso dall'oggetto in un tempo t sarebbe semplicemente velocità per tempo, dove la velocità è la velocità iniziale v0, ma tanto si mantiene costante nel caso in cui l'oggetto vada di moto rettilineo uniforme. E quindi ritroviamo la formula del moto rettilineo uniforme: spazio percorso uguale velocità costante per il tempo che trascorre. Se invece l'oggetto accelera, percorrerà uno spazio maggiore rispetto a quello del moto rettilineo uniforme. Ed ecco perché infatti c'è il segno più, quindi lo spazio percorso sarà quello del moto rettilineo uniforme più uno spazio percorso aggiuntivo per via dell'accelerazione dell'oggetto. Se invece l'oggetto rallenta, ci va il segno meno, perché percorrerà uno spazio che rispetto allo spazio percorso nel moto rettilineo uniforme sarà minore. Infatti, se l'oggetto sta rallentando, farà meno strada rispetto al caso in cui l'oggetto andasse a velocità costante. E quindi si spiega come mai lo spazio percorso è quello del moto rettilineo uniforme meno questo termine da togliere, che tiene conto della decelerazione dell'oggetto. La dimostrazione di questa formula la vediamo nel prossimo video.